chiamo Nella Attias, sono nata a Torino, ho 6 anni, abito a Genova con la mia famiglia. Vitale è mio papà, la mamma si chiama Emilia Levi, Giacomo è mio fratello maggiore, nonno Giacobbe e nonna Stella sono nati in Turchia, a Istanbul, ma vivono con noi. Questa è la visita del Duce a Genova, era il maggio del 1938. Genova applaudiva in una gremita piazza della Vittoria. Il Duce spiegava il futuro dell'alleanza con la Germania nazista di Hitler, incontrato pochi giorni prima a Roma. Il futuro dell'Europa sarà la guerra e la persecuzione razziale. Pochi mesi dopo verranno approvate le leggi per la difesa della razza e la conseguente persecuzione degli ebrei. La nostra vita cambierà molto. Sin dal 15 dicembre del 1938 i genitori dovranno dichiarare la non appartenenza alla razza ebraica, pena l'impossibilità di frequentare la scuola. Dal porto partivano le prime navi dirette verso il Mediterraneo orientale. Si sbarca a Caifa per raggiungere Tel Aviv. Chi resta avrà vita molto dura. La tragedia inizia dopo il 30 novembre del 1943, col provvedimento di polizia numero 5 emanato dal ministro Buffarini Guidi. Tutti gli ebrei, anche se discriminati a qualunque nazionalità appartengano e comunque residenti nel territorio nazionale, debbono essere inviati in appositi campi di concentramento. Tutti i loro beni mobili e immobili debbono essere sottoposti ad immediato sequestro, in attesa di essere confiscati nell'interesse della Repubblica Sociale Italiana, la quale li destinerà a beneficio degli indigenti sinistrati delle incursioni aeree nemiche. Tutti coloro che, nati da matrimonio misto, ebbero in applicazione delle leggi razziali italiane vigenti il riconoscimento di appartenenza alla razza ariana, debbono essere sottoposti a speciale vigilanza degli organi di polizia. Siano pertanto concentrati gli ebrei in campi di concentramento provinciali, in attesa di essere riuniti in speciali campi di concentramento appositamente attrezzati. Ordine di polizia numero 5, firmato il ministro degli interni Buffarini Guidi. L'ordine è impartito a tutti i capi delle province, a Genova Carlo Alberto Basile. Si adegua e attiva il capo della pubblica sicurezza di Chiavari, Giuseppe Cosenza. Il commissario Cosenza si reca a Calvari per verificare se il campo può ospitare gli ebrei della provincia. Nei primi giorni del gennaio del 1941, il genio militare di Caperana dà inizio prima alla progettazione e poi alla realizzazione del campo prigionieri militari di Isola di Orero. Il campo viene realizzato subito dopo l'ingresso in guerra dell'Italia e soprattutto servirà per la reclusione dei prigionieri che verranno catturati durante le campagne d'Africa. I prigionieri del campo di Calvary saranno esclusivamente inglesi e prigionieri del Commonwealth. Il campo era articolato in 44 corpi di fabbrica, erano baracche, refettori, addirittura un centro di organizzazione del campo, un teatro, una biblioteca, ed era interamente autogestito da questo punto di vista dai militari inglesi che avevano un loro capocampo. Dall'altra sponda del fiume era il comando militare a cura dell'esercito italiano. Un lungo reticolato doppio cingeva tutto il campo e l'unico corpo di fabbrica all'esterno dell'area del campo dei prigionieri era l'infermeria. Dopo l'8 settembre a Chiavari si organizza il fascismo repubblicano. La sede a Casa Littoria, il capo Vito Spiotta, Giuseppe Righi ed Enrico Podestà, i massimi collaboratori. Dalle pagine di Fiamma Repubblicana più volte si minaccerà gli ebrei e si ricorderà l'esistenza del campo di concentramento di Calvary. A Calvary verranno rinchiusi 29 ebrei.
In diverse occasioni alcuni di loro saranno trasferiti verso Genova e consegnati all'organizzazione genovese dell'SS presso la Casa dello Studente e rinchiusi nel carcere di Marassi, sezione quarta. A Chiavari verranno arrestati in via Sant'Antonio al numero 5/3 Subert Edvige ed Esther Vanda Diena. Ed il 24 novembre del 1943 sono tra i primi internati di Calvari. Lo stesso giorno è arrestata dai repubblichini Momigliano Esther. Il 3 dicembre del 1943 Levi Margherita è arrestata presso la sua abitazione in piazza Nostra Signora dell'Orto al numero 8 di Chiavari. Di lei si conserva una fotografia. La famiglia Naccamuli Camerino era formata dall'ingegner Naccamuli Ruggero, dalla moglie Camerino Aurelia e dalla figlia Iside. Convivevano con loro le sorelle d'Aurelia, Benvenuta ed Eugenia. Vengono tutti arrestati a Chiavari e rinchiusi nel campo di concentramento di Calvari il 16 dicembre. Sono ebrei della comunità genovese. Cercano scampo nella nostra città per sfuggire alle retate naziste genovesi. Appunto, dopo l'8 settembre, quando i militari inglesi vengono deportati dai tedeschi verso la Germania, il campo verrà utilizzato ancora per la detenzione degli internati civili, gli ebrei della provincia di Genova. Sentiamo la rievocazione di quei fatti e del trasporto del 21 gennaio dalla viva voce dell'ufficiale Filippo Zavateri, in forza al campo in quei giorni. Dopo che furono portati via dai tedeschi i prigionieri, e questo avvenne sul finire del settembre del 43, dopo nemmeno un mese il commissariato di Chiavari mandò al nostro campo, che era rimasto attrezzato con le baracche, i refettori e tutto quanto, mandò un gruppetto di ebrei, 29 precisamente, sequestrati a Chiavari, a Genova, non so, i quali, essendo pochi, furono alloggiati non nelle baracche, ma nel caseggiato che esiste tuttora, che era la residenza estiva dei marchesi Marana e che era l'infermeria del campo prigionieri guerra. Questi signori, questi poveri ebrei, vissero qui come una specie di villeggiatura. Erano sì costretti a stare dentro il campo e a girare entro i reticolati, però a loro domanda potevano uscire, potevano andare a comprare, accompagnati da un nostro militare. E purtroppo questo fu l'ultimo periodo felice della loro vita. Naturalmente non erano contenti, erano stati sequestrati, portati qui, eccetera, e ricordo benissimo che c'era una vecchietta che andava a sedersi su una catasta di legna e di là malediva tutti, noi, i tedeschi, tutti quanti, tant'è che io dovetti intervenire diverse volte e dirgli: signora, si calmi, vero, perché può peggiorare la sua situazione se i tedeschi vengono a sapere quanto lei dice. Vissero così tranquillamente fino al 21 gennaio del 44. Però precedentemente c'era stato già un trasferimento ed esattamente un 20-25 giorni prima. Perché? Perché era successo questo, che uno degli ebrei, un giovane sposino, che era venuto purtroppo a fare il viaggio, la luna di miele nel campo, un giovane sposino offrì una sterlina d'oro all'accompagnatore e all'esercente della trattoria che c'è tuttora a Pian dei Ratti. Non si sa come, non si sa chi denunciò il fatto, i tedeschi vennero e prelevarono 9
ebrei, fra cui due sposini, e li portarono via. Quindi erano rimasti 20 ebrei. Al 21 gennaio del 1944 vi erano 20 ebrei ancora al campo. Tutte persone qualificate, c'era un ingegnere, c'era un professore, c'era della gente che avevano solo la colpa di essere nati ebrei, ma non avevano mai, almeno per quello che è risultato a noi, esercitato vero, azioni contro l'allora fascismo e contro l'Italia. Anzi, c'era addirittura un certo Vitale che aveva fatto la prima guerra mondiale. E poveretto si lamentava, dice: ma come, io che ho fatto la guerra per la liberazione delle terre ancora sotto l'Austria vengo sequestrato oggi? Per che cosa non si sa. Questi ebrei allora, come ripeto, furono prelevati. Scese un sergente tedesco, vero, venne accompagnato dal nostro interprete nel locale della ex infermeria, la Villa Marana, e radunati tutti gli ebrei nella saletta che c'era in cima a uno scalone, disse loro: 15 minuti di tempo, raccogliete tutto quello che volete portare via e venite con noi. Il capocampo, un certo ingegner Nakamulli, degnissima persona, fece subito osservare che 15 minuti per radunare tutto quello che avevano non erano sufficienti. Nulla affatto. Il sergente non ammise deroghe all'ordine e disse: fate quel che volete, 15 minuti e poi tutto quello che rimane, rimane qua. E infatti gli ebrei dissero ai nostri soldati: vi lasciamo tutta questa roba, la prenderemo al nostro ritorno. Ritorno che non ci fu. E non ci fu, però questi ebrei, come del resto anche noi militari, non sapevamo che andavano a finire nei campi di sterminio e quindi non sarebbero più tornati. Eravamo convinti che l'avessero sequestrato durante il corso della guerra per poi liberarli a fine guerra. Ora, che cosa successe? Successe questo, che questa povera gente, raccolti alla meglio in valigie, in sacchi, tutto ciò che avevano di biancheria e di altro genere, compreso oggetti per la cucina, perché si cucinavano da loro, naturalmente questo raccogliere tutto quello che avevano fu fatta alla rinfusa, perché non c'era il tempo materiale di fare le cose con calma. E durante questo raccogliere la roba uscirono fuori macchine per fare i ravioli, vero? Altri aggeggi per fare la pasta in casa, perché si facevano tutto da loro. Uscirono fuori banane e altri cibi che allora erano cibi proibiti e che venivano portati a questi ebrei da loro parenti o conoscenti o amici. E abbiamo avuto anche dei fastidi con il trasporto, allora Fiumanavella, perché questa gente che veniva da Genova e da altri posti a portare viveri e altra roba a questi nostri ebrei, ingombravano la corriera, protestavano che non c'erano posti a sedere, eccetera, eccetera, per cui il commissariato di Chiavari diverse volte richiamò il comando campo per poter ordinare meglio questo afflusso di persone. Ora, che cosa successe? Successe che una di quelle vecchiette di cui ho parlato prima non ce la faceva a portare giù la valigia. Un valigione enorme che pesava non so quanti chili, non ce la faceva portare giù, specialmente perché c'era una scala che portava al pian terreno. E allora questa donna si rivolse ai nostri soldati chiedendo gentilmente che la aiutassero. Il nostro soldato,
che a mio parere, io sono stato ufficiale d'esercito e ho fatto 7 anni di militare fra tutti i richiami e le guerre che ci sono state, per conto mio è il miglior soldato del mondo, perché non è soltanto un soldato, ma è un uomo, uno che ha un cuore. I nostri soldati ben volentieri presero le valigie loro in mano, non l'avessero mai fatto. Il tedesco, quando vide che i nostri soldati portavano la roba degli ebrei, glieli strapparono le valigie di mano ai nostri soldati, gridando, urlando, e diedero una spinta alle due vecchiette autrici di questo fatto. Naturalmente le vecchiette rotolarono per la scala, spinte non potevano che rotolare, e le valigie, gli tedeschi li buttarono giù anch'esse dalla scala, per cui andarono a colpire come proiettili queste vecchiette e rotolarono assieme, valigie e ebrei. Naturalmente non vi dico lo scompiglio che causò questo fatto. Ad ogni modo, a un certo momento furono ricomposte le file e questi poveretti salirono su un camion che fra l'altro era una specie di carro merci senza finestre, qualche spioncino in alto, e non ci stavano, perché a loro volta vollero caricare prima i bagagli, le valigie, pacchi, eccetera, e poi salire loro. Cosa successe? Successe che il vagone, chiamiamolo così, si riempì di tanta roba che poi non ci stava più la gente. Per i tedeschi questo non ebbe nessuna importanza. Li spinsero sopra questo vagone, dandogli dei calcioni nel sedere, perché ci stessero. E ci stettero. A un certo momento, però, il capocampo, l'ingegner Nakamulli, chiese al tedesco che almeno lasciasse, che lui ringraziasse il colonnello nostro italiano per il trattamento ricevuto durante quel poco tempo che dal novembre al gennaio erano stati qui a Calvary. Il tedesco, borbottando, concesse. E allora il camion con gli ebrei fermò davanti al comando campo, che era quella palazzina che c'è tuttora di fronte alla... Allora c'era la passerella in legno costruita dal genio militare, poi fu fatto, dopo la guerra, fu fatto il ponte, che fra l'altro è crollato e adesso lo stanno ricostruendo. Sostò lì davanti, il tedesco, accompagnandolo il Nakamulli, venne nel mio ufficio e il Nakamulli espose il desiderio di salutare il colonnello. E infatti il colonnello, avvisato da me, uscì dall'ufficio per venire incontro al Nakamulli. Che cosa avvenne? Altro fatto dolorosissimo. L'ingegner Nakamulli, quando il colonnello varcò la porta per venire nel mio ufficio dove era lui, credette di salutare romanamente. Non l'avesse mai fatto. Il tedesco diventò una bestia, vero? Quello che disse all'ebreo è addirittura intraducibile. La parola porco ebreo, carne venduta, eccetera, eccetera, fu ripetuta non so quante volte. E mentre ripeteva questi epiteti contro l'ebreo, gli dava delle manate sulla fronte e gli faceva sbattere la testa contro il muro. La scena non durò molto. Io, vedendo questo fatto, istintivamente misi la mano alla pistola. L'interprete italiano, che sapeva il tedesco, che era vicino a me, mi bloccò la mano
e mi fece segno come per dire non serve a niente. E infatti se io avessi sparato avrei ammazzato sì quel sergente tedesco, ma fuori c'erano tutti gli altri con la mitraglia, quindi sarebbe stato, sarei morto, ma sarebbe stato anche un macello di tutti quanti. Alla fine, dopo ripetute botte contro il muro, e a un certo punto io sentii scricchiolare addirittura la testa di questo povero ingegnere Nacamulli, la scena finì. Il Nacamulli disse due o tre parole di ringraziamento al colonnello. Il colonnello, anche lui, gli fece segno di aver pazienza, di rassegnarsi, eccetera, e ripartirono col camion che era fuori e che aspettava. Non se ne seppe più nulla. Poi dopo la guerra abbiamo saputo che fecero una sosta a Milano e da Milano andarono al Brennero e dal Brennero a uno dei campi di sterminio. Nel cimitero di Staglieno, reparto ebraico, c'è una targa che li elenca tutti. Ne mancano tre o quattro, non so perché, che furono... che superarono la prigionia e quindi furono poi liberati dai russi o dagli americani, non lo so, comunque sono lì elencati, vero, a memoria di questo olocausto che purtroppo è una pagina dolorosa della nostra storia, della storia della guerra. Il 21 gennaio del 1944 vengono trasferite dalle SS al comando del maresciallo Max Ablinger al carcere di San Vittore a Milano. Andranno a formare il convoglio 06, sotto sigla RSHA. Il convoglio è formato a Milano e Verona, parte il 30 gennaio e giunge ad Auschwitz il 6 febbraio successivo. Dai dati dell'archivio del Museo di Auschwitz risultano 605 deportati nel convoglio 06, si salveranno in 20. A San Vittore erano confluiti gli ebrei arrestati dalle autorità italiane e rinchiusi nei campi provinciali di Tonezza del Cimone, Vicenza, Bagno a Ripoli, Firenze, Forlì e per la provincia di Genova, Calvari. Tra gli identificati di questo convoglio, i bambini, nati dopo il 1931, erano 36. Gli anziani, nati prima del 1885, erano 158. La più giovane del campo di Calvari era Nella Tias. La più giovane del convoglio 06, Fiorella Calò, 6 mesi. Fiorella e Nella entrarono in camera a gas lo stesso giorno del loro arrivo ad Auschwitz. Col trasporto del 21 gennaio non vengono più rinchiusi ebrei a Calvari. Altri verranno arrestati e rinchiusi in carcere a Chiavari o trasferiti a Genova. Il 21 gennaio del 1944 vengono prelevati dai tedeschi all'ospedale civile di Chiavari, Vittorio ed Esterina De Benedetti. Sono trasferiti a Genova e successivamente a Milano. Vengono deportati ad Auschwitz col gruppo di Calvari. Vittorio viene eliminato all'arrivo il 6 febbraio del 1944. Esterina è dispersa. A Rapallo, il 25 gennaio, è arrestato Gilberto Camerino. Viene trasferito al carcere di Marassi. Migliao, Giuseppe e Segre Maria vengono fermati in Piazza Roma, all'epoca dei fatti Piazza Muti, il 31 gennaio del 1944. A provvedere all'arresto sono gli uomini di Spiotta al comando di Enrico Podestà. I coniugi Migliau vengono consegnati alle SS. Giuseppe e Maria vengono gasati ad Auschwitz il 26 febbraio del 1944. Dopo le retate dei primi di novembre del 1943, gli ebrei genovesi si trasferivano in zone più tranquille. Gabriele Giona e suo figlio Giulio portano il loro domicilio nella frazione chiavarese di San Pier di Canne. Anche con questa soluzione si sentono sotto controllo. Si spostano ulteriormente in una camera in affitto a Cavi di Lavagna. Qualcuno
fa la spia. Ed il 3 aprile, quando i fascisti repubblichini irrompono nel loro rifugio di Cavi, sono arrestati e trasferiti nel carcere di Chiavari. Dopo 6 giorni il trasferimento a Genova, dove vengono consegnati ai tedeschi. Sono rinchiusi nella sezione quarta. La loro prigionia a Marassi sarà durissima. Gabriele è il numero di matricola 539, suo figlio Giulio il 540. Nel carcere genovese incontrano Sergio Valobra, Emanuele Cavaglione e sua nipote Laura, tutti arrestati tra gennaio ed i primi giorni di marzo. Passavo il mio tempo con il viso inchiodato alle sbarre della finestra che guardava verso Lavagna. Desidero godermi il sole nelle poche ore che entrava in cella. Vedevo il gasometro, sentivo il passaggio dei treni. Ognuno di essi mi permetteva di conoscere l'ora, tanto mi era familiare l'orario. Questo mi avrebbe dovuto portare a Genova, quest'altro era il solito diretto per Chiavari o per Sestri. Il muro che mi separava dall'esterno si abbatteva ed io vedevo l'Entella, il ponte, Corso Buenos Aires, casa. Ed allora intravedevo la situazione in tutta la sua triste realtà e rimpiangevo la vita di ieri, della quale non ero completamente soddisfatto. Come ho potuto precipitare in poche ore da una vita tranquilla ad una vita di sofferenze fisiche e morali? E la morte mi era davvero così vicina? Nel carcere di Chiavari avevamo ogni giorno un'ora di uscita in cortile. Incontravamo delinquenti e politici, visi scarni dalla fame, abiti laceri ed indossati senza cura, bocche maldicenti, aspetti dell'abbruttimento di una vita priva delle più piccole soddisfazioni. Così sono passati 6 giorni di permanenza nelle carceri di Chiavari. Scortati dalle SS, partiamo per Genova. Rivedo Corso Buenos Aires, ho rivisto le grazie a me tanto familiari. Ho salutato la splendida riviera. La rivedrò ancora. Giulio e Gabriele Iona non rivedranno più questi luoghi. Dopo il carcere di Marassi saranno trasferiti al campo di concentramento di Fossoli il 25 giugno del 1944, da qui deportati con il convoglio 13. Il convoglio parte per Auschwitz il 26 giugno e raggiunge il campo di sterminio il giorno 30. La Transport List ci informa che entrano ad Auschwitz 527 individui, i reduci saranno 35. Gabriele Iona non supera la selezione e viene inviato lo stesso giorno in camera gas. Del figlio Gabriele non conosciamo la data della morte, risulterà disperso. Ancora una memoria di quei giorni. Era il 25 di aprile del 44 e io ero al di qua, sulla strada carrozzabile, ho assistito a questa scena di questi detenuti che venivano, che sfilavano sul ponte e uno si gettò nel fiume e i militari che li accompagnavano puntarono i fucili e il colonnello Taddei, che era sulla strada in attesa, gridò «Fermi, fermi, salvatelo!» e alcuni militari si scesero nel fiume, riuscirono a tirarlo a riva e quest'uomo era ferito, sanguinante, detto un grido, sembrava morto. In realtà era solo svenuto, lo accompagnarono sull'ambulanza, lo portarono sull'ambulanza, lo accompagnarono all'ospedale di Chiavari e poi ho saputo che questo detenuto non era in pericolo di vita. E sul mio diario di quel giorno la maestra o l'insegnante mi aveva fatto fare delle cronache e avevo scritto queste parole. Pensavo alla sua famiglia e sebbene fosse ebreo, pregavo Gesù che lo salvasse dalla morte. Pian piano mi allontanai e giunsi a casa molto tardi. Mia madre, saputo l'accaduto, non mi sgridò.
Tra la fine di giugno e i primi di luglio del 1944, un'azione partigiana di giustizia e libertà avrà come obiettivo il campo di Calvary, che dopo il concentramento degli ebrei viene ancora utilizzato per i prigionieri politici. Qui passeranno circa 100 internati, quasi tutti trasferiti a Fossoli. Dopo la liberazione si tiene a Chiavari il processo ai maggiori responsabili delle violenze fasciste. Alle ore 9 di giovedì 16 agosto 1945, presso la Corte d'Assise, straordinaria in Chiavari, inizia il processo. Spiotta, Righi e Podestà sono alla sbarra. Il 23 agosto viene pubblicata la condanna a morte per gli imputati. Tra i capi d'accusa, al punto 5, concorso in sequestro di persona ai danni dei coniugi Migliao Giuseppe e Segre Maria, consegnati successivamente alle SS germaniche che li inviarono in un campo di concentramento in Polonia. Al punto 11, sequestro di persona a danno di vari giovani rimasti sconosciuti del Chiavarese e successiva loro consegna alle SS germaniche che li inviarono ai campi di concentramento in Germania. Al punto 14, sequestro di persona in danno di Landò Enrico, avvenuto nell'agosto del 1944 a Chiavari e successiva consegna alle SS germaniche per invio in campo di concentramento germanico. Mi chiamo Nella Tias, avevo 6 anni, come a Calvary 29 ebrei. Attias Giacomo, Attias Giacobbe, Attias Vitale, Camerino Aurelia, Camerino Benvenuta, Camerino Eugenia, Camerino Gilberto, Diena Esther, Giulia Enrica, Giuli Sergio, Gormezzano Stella, Levi Celestina, Levi Emilia, Levi Margherita, Ovazza Ada, Momigliano Esther, Nakamulli Ruggero, Nakamulli Iside, Polacco Giulia, Sacerdote Giacomo, Segre Annetta, Subert Exvige, Vitale Aldo, Vitale Cesare, Vitale Eugenio, Vitale Sergio, Volv Rachele, Kirksen Regina. Scomparsi in cenere i loro corpi, qui ne resta lo spirito ad ammonirci, di ricordare e operare affinché la vergogna e il disonore dell'uomo non abbiano a ripetersi. Le guerre, le tragedie, le ingiustizie sono vicinissime, sono state nelle nostre città e tra la nostra gente e magari dimenticate.